Buongiorno a tutti e a tutte, oggi in questa bellissima piazza che è una delle tante piazze di questo paese, i lavoratori e le lavoratrici della scuola, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica musicale, della formazione professionale, sia dei settori pubblici e privati, stanno scioperando. Le adesioni sono molto buone, le motivazioni sono quattro essenzialmente. In primo luogo, salari dignitosi, il rinnovo del contratto, quindi le risorse che sono insufficienti in legge di bilancio, la stabilizzazione dei precari della scuola, dell'università, della ricerca. Solo nella scuola abbiamo 220.000 posti quest'anno, tra docenti e ATA. Poi manifestiamo contro il definanziamento dei nostri settori, la privatizzazione dei nostri settori, che questo ministro, il ministro Valditara, sta mettendo in campo con dei provvedimenti sbagliati come la filiera tecnico-professionale. E infine diciamo un no secco all'autonomia differenziata, diciamo un no secco alla devoluzione di istruzione e ricerca alle regioni. C'è un motivo in più anche per scioperare oggi ed è la difesa del diritto di sciopero messa in discussione da questo governo. Il provvedimento che il ministro ha presentato con un disegno di legge troviamo che sia un provvedimento sbagliato, che scardina gli organi collegiali della scuola, il reclutamento pubblico perché prevede che una parte delle docenze siano svolte da docenti esterni. E poi c'è una riduzione di un anno della filiera dei tecnici e professionali, di fatto una canalizzazione precoce, selettiva, di una parte dei ragazzi e delle ragazze verso una prospettiva che è solo ed esclusivamente di addestramento al lavoro, neanche di inserimento nel mondo del lavoro. E però c'è un motivo ancora più grave, che poiché il disegno di legge è in discussione in Parlamento, il ministro ha deciso di fare una forzatura, prevedendo un decreto proprio per anticipare i contenuti di questa sperimentazione. Io trovo che sia sbagliato, ma che ci dia anche la misura della bandierina ideologica che con questo provvedimento il ministro vuole mettere in campo. Troverà la CGIL e non solo la CGIL a ostacolare questo processo. Ho già avuto modo di dire al ministro Valditara che noi sì, facciamo politica, si chiama politica sindacale, perché tutelare le persone che rappresentiamo, i lavoratori e le lavoratrici della scuola e dei settori della conoscenza, impedire una privatizzazione del sistema pubblico di istruzione, dare risposta ai tanti precari, lui la può chiamare come vuole, per noi è politica sindacale, si rassegni. Questa è un'organizzazione che ha quasi 117 anni ed è un'organizzazione confederale perché tiene insieme la tutela individuale delle persone, le aspettative e i bisogni delle persone con una visione del mondo e del paese. Ci saremo ancora quando il ministro Valditara forse farà altro. Ci siamo da 117 anni. Crediamo che frammentare il sistema di istruzione sia sbagliato, non solo per i lavoratori e le lavoratrici, sbagliato per il paese. C'è un'idea egoistica dietro l'autonomia differenziata, c'è un modello che rischia di far deflagrare quello che è una grande infrastruttura sociale, forse la più grande, perché tiene insieme la possibilità di dare risposte ai ragazzi e alle ragazze sul versante delle competenze e delle conoscenze per il lavoro, con la costruzione della coscienza critica, quella che garantisce di avere una cittadinanza consapevole. Il fatto che il ministro e il governo intendano mettere in campo questo processo attraverso un disegno di legge mette in evidenza, se non si fosse compreso, che si vuole semplicemente mettere le mani sulla scuola e fare un'operazione che non dà risposte a tutti e a tutti. Ma dico anche un'altra cosa, se c'è qualcuno che pensa
che questo possa avere, possa essere un vantaggio in alcuni territori. Beh, vogliamo ricordare loro quello che sta accadendo sulla formazione professionale già regionalizzata, con decisioni di assessori che, come dire, modificano, cambiano i curricoli e mettono fuori gioco interi materie, interi insegnamenti e quindi tanti insegnanti. Attenzione, perché questa è una risposta, questa potrebbe essere, anzi siamo sicuri che lo sia, una risposta sbagliata, invece è un problema vero, che è quello di rafforzare il sistema di istruzione pubblico in questo paese.